Le note dell'ex caserta Shane Foster ci introducono allo Shit of the Draft. Vai Shane. I can't wait to play. E alla 25 del nostro Shit of the Draft, Frank Williams, scelto nel 2002 da Denver, girato subito a New York. Una vecchia conoscenza del basket italiano, vista la sua memorabile esperienza a Scafati nel 2007-2008 in un'annata cult della Legea, e uomo ribattezzato come il Mago di Peoria per le sue abilità in palleggio. Zaza, ma perché abbiamo preso il Mago di Peoria e l'abbiamo messo qui nello Shit of the Draft? È fondamentalmente una pippa e un genio. Cioè? Ha visto troppe puntate di Breaking Bad, diciamo, e è stato arrestato nel 2009 insieme al fratello per possesso illegale di marijuana, ben 78 grammi, che probabilmente doveva spacciare, e detenzione di arma da fuoco, non si sa bene perché. Vabbè, senti, qua in questo video stiamo facendo vedere dei suoi momenti al college, dei momenti migliori, e pensa che nel video c'erano chicche come questa, lui che attacca il canestro. Bello look, direi. Sì, 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 ma guarda il contropiede, vai, sei solo, e niente, peccato. Va bene, senti, passerei questo... alla 24. Sì, passiamo alla 24, ma che è meglio. Dove troviamo un'altra vecchia conoscenza del basket italiano, Dalibor Bagaric. Dalibor unico dio? No, vabbè, guarda. Scelto da Chicago alla 24 in una grandissima Chicago. Sì? Sì, sì, allenata da Tim Floyd. E qua cos'è? Una clothesline from hell di John Breccio Layfield. Che cos'è? Ma non viene capito, si stava congratulando con Bargnani per la sua futura chiamata in NBA. Cioè, un gesto d'amore questo. Ma povero Bargnani, povero Andrea. Comunque, direi bene Bagaric in NBA. L'anno dopo scelsero Curry e Chandler, per quanto erano contenti. Senti, passiamo avanti che vedere la FNA mi fa male, per favore, va. Laccio californiano di... Chi troviamo, Ottavio, alla scelta 23 dello Shit of the Draft? Beh, Zanza, sai quando si dice che un gesto vale più di mille parole? Sì. In questo caso una foto vale più di mille video, guarda. Questo è Brandon Armstrong nel 2013. È un bel ragazzo, comunque. Sì, assolutamente sì. Comunque diciamo che ha superato la sua crisi, nel senso crisi di vita, perché non fa più il giocatore di basket professionistico da almeno 2 anni. E a Roseto sono molto contenti di questa sua decisione, dopo averlo visto in 7 splendide partite nel 5-6, in cui ha tirato col 23% da 3 ed era scelto come il cannoniere, no? Vabbè, guarda, comunque va detto che a Roseto sono buoni, soprattutto 7 partite sono tante. Qua possiamo vedere delle sue statistiche in NBA, buone direi, no? Sono anche leggermente migliorate in D-League, dove ha girato solo 3 squadre in un anno, per ma dire, solo leggermente, eh? Ma poco, vabbè, senti, passiamo alla 22 che è meglio, ciao Brandon. 22esima scelta, dove troviamo Marcus Williams, scelto nel 2006 da New Jersey. Sì, un uomo che doveva veramente fare onde in NBA, era considerato il miglior playpullo di quel draft, nonostante alla scelta prima venne scelto Rondo. Pensa. Per dire, No, vabbè, comunque calcola che alla fine è finito per girare in Europa, è andato a spezzare cuori a Malaga in Russia dopo. Sì, 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 queste infatti sono sue immagini mentre gioca al Kuban. Ah, giusto, giusto. Al Lokomotiv Kuban. Perfetto. Beh, guardalo, bisogna dire che si lamentava del fatto che perdesse troppi palloni, dovrebbe essere il go-to guy, perché sì, questa è la point guard della squadra. Comunque, una faccia pulita, a quanto vedo. Sì, perché devi sapere che Marcus ha dei grossi valori morali che ha manifestato già al college, motivo per cui fu scelto basso, perché sennò stiamo parlando di uno che andava tra i primi 5, Nel senso, è stato arrestato quando entrare al college perché ha provato a rubare, con un altro nome noto dell'NBA, AJ Price, un po' di computer dalla sala informatica del college, perché doveva mantenersi. Sì, sì, beh, direi un'ottima mossa. Beh, calcola, la sua difesa è stata: mi servivano soldi per comprare la droga. Beh, vabbè. E arriviamo al piatto forte, alla scelta 21, dove c'è un mito. Tra l'altro, uno che sa giocare veramente a pallacanestro, come possiamo vedere da queste immagini. Il liceale scelto da Portland alla 21 nel draft del 2002, Kintel Woods. Tanta roba, Zanza, questo. Guarda che 360. Dai. Cioè, ripeto, il suo problema non era certo giocare a basket, il problema era un po' quella sua testa, e diciamo non è stato scelto dalla squadra giusta, perché qui abbiamo i famigerati Portland Jail Blazers, come venivano ribattezzati, dove c'erano luminari del gioco come Ruben Patterson, cioè colui che ha violentato la sua bambinaia con la moglie dentro casa, tra l'altro.
Molto sveglia la moglie in quel momento, eh. E cosa ha fatto Quintel per farsi amare, per farsi accettare da questo spogliatoio? Organizza combattimenti clandestini per cani dentro casa, oh, in cui c'erano... in cui si scommetteva, tra l'altro, al loro interno. Sì, bello, stiamo vedendo qui il suo caratterino dolce. Guardiamo, sì, vediamo, sì, il replay. Un uomo derby. Sì, sì, un uomo derby. Questo è un altro derby panathinaico con Olympiacos in Grecia. Allora, mettiamola così, Tomasic penso che faccia di tutto comunque per farsi odiare a questo livello, eh. Quindi se avessi le dimensioni fisiche di Quintel Woods, forse un cazzotto così l'avrei dato anch'io. Sì, beh, diciamo bene ma non benissimo, Quintel. Però... io, guarda, ho un bel ricordo del suo anno in Fortitudo. No, bello esagerato, diciamo. Hai un ricordo? Ho un ricordo. Allora, diciamo che è stato un anno orribile, il 2008-2009, anno in cui lui gioca con noi. Sì, un anno terribile, ma non per colpa sua, diciamo, non soltanto non per soltanto, colpa sua. Perché diciamo che ha alternato delle grandissime giocate a dei momenti di pura follia, pure fuori dal campo. Non so se sai che litigò con un taxista. Fu chiamata la polizia, venne multato dalla polizia ferroviaria perché aveva parcheggiato la macchina di traverso in un posto addetto alla fermata degli autobus, grande, bloccando l'uscita dei taxi che erano parcheggiati. Un genio. Tra l'altro, un altro aneddoto sulla questione del combattimento, dei combattimenti clandestini fra cani. Lui, tra l'altro, venne denunciato dal suo stesso avvocato perché non lo pagò. Lui che aveva un contratto clamoroso. Guarda che faceva la Fortitudo. Ripeto, se si parla di giocare a pallacanestro, insomma. Ma era dominante. Fortissimo, cioè, classico esempio di testa che purtroppo non. Disabitata. Sì, una testa disabitata per un giocatore che aveva dei mezzi atletici poderosi. Guarda qua, cioè inarrestabile in certe occasioni. Dava un'idea di strapotenza incredibile. Sì, sì. Giocatore di un'altra categoria. Diciamo che pure in Europa, secondo me, non ha fatto quello che doveva fare, nel senso che questo è uno che ti fa vincere l'Eurolega ed è invece... Diciamo che se non è stato fare... aiutato, tra l'altro, a Bologna anche dal suo compagno di battaglia. Eh sì, Zanza, perché per la prima volta qui abbiamo un pari merito nello scelto della rivoluzione, perché... la rivoluzione. Cioè, sì, e chi abbiamo alla 21? Abbiamo Gio Forte, ed eccolo qui a Siena, Gio Forte, che tra l'altro quell'anno ha giocato ben due partite con Quintel Woods, perché la Fortitudo l'aveva preso a gennaio dell'anno prima e lui non aveva neanche druso, portava i playoff la Fortitudo, insomma. E l'anno dopo la sparò grossa, perché adesso qui state vedendo lui a Siena nel suo anno migliore in Italia, ma io ho ancora appeso in camera il giorno della Gazzetta in cui lui sparò forte una cosa del tipo: io, Woods e Mancio, i Big 3 italiani, nel periodo dei Big 3 di Boston, per far capirci, e lui era convinto che quella Fortitudo poteva andare al titolo. Ecco, le cose non sono andate proprio così, eh. Ti sento particolarmente... scosso da te e ti capisco. Domandate a Sagoda come è andata quella stagione. Tutti contro Udine 33, ok. Vabbè, ricordiamo che Udine quell'anno poi andò in per carità, molto facile. Per carità. Allora, Gio Forte, parliamo anche di quello che ha fatto in NBA, nel senso, qui stiamo vedendo delle partite durante la serie contro Roma, sempre quando era a Siena. Voglio dire che Forte fu draftato nel 2001 da Boston, si presentò in spogliatoio con una maglia dei Lakers, per far capire il personaggio, tra l'altro, cioè, un genio. Diciamo che è un po' esagerato, una bestemmia in chiesa, si direbbe in questi casi. Sì, come direbbe il commentatore. Sì, come direbbe il commentatore di questo video. Ecco, vi suggeriamo, vi lasceremo i link sul video. Qui possiamo sentire una grande analisi di Forte in questo video, un riassunto tra un ramengo e l'altro. E diciamo che abbiamo finito, Zanza, salutiamo tutti e aspettiamo la prossima puntata dell'uscita di draft, che speriamo... Che probabilmente uscirà fra 4 mesi. Sì, più o meno, speriamo di farla prima. Un saluto a tutti. Arriva dopo la fallita avventura ai Celtics, dopo qualche settimana ai Sonics, viene fermato con un po' di marijuana e una pistola in macchina.